no, 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 non ce la posso fare oggi, eh. Non ce la posso fare oggi, cioè veramente adesso basta. Adesso basta, cioè veramente adesso è troppo. Non mi voglio neanche arrabbiare, non sbatto nemmeno i pugni più sul volante, cioè basta. Ormai mi avete tolto tu, l'anima mi avete tolto, l'anima mi avete tolto, basta. Veramente adesso è troppo. Guarda, l'unica cosa positiva è che almeno adesso sono tutti d'accordo che questa proprietà deve sparire. Sei riuscito a scontentare tutti. Vai che è difficile scontentare tutti, eh. Perché c'è magari uno che la pensa in un modo, uno che la pensa in un altro. Sei riuscito a scontentare tutti, tutti, tutti. Adesso non è ancora ufficiale, ma sembra che diventerà ufficiale. Io mi auguro, siccome non è ancora ufficiale, faccio sto video prima che diventi ufficiale, perché nel pomeriggio si incontrano Boban e Pioli. Mi auguro che ci sia qualche tifoso, qualche curva del Milan, chiunque che vada lì a casa Milan a contestare prima che firma, per non farlo firmare. Andiamo lì a casa Milan, non facciamoli firmare, cerchiamo di fermare sta cosa. Cioè veramente basta, ma ragazzi, ma qua ci stanno prendendo in giro, cioè qua stiamo sopportando veramente troppo. Ma mi spiegate che senso ha prendere Pioli? Che senso ha? Che senso ha? E la cosa ancora più grave è che io devo star qui a sperare che questi prendano Spalletti come se fosse Maradona. Cioè, ma io posso stare qua a sperare, a pregare che questi prendano Spalletti? Ma già questa è una tristezza. È già questa tristezza. Dovrebbe essere la normalità. Cioè, prendere Spalletti è il minimo che devi fare per mettere a posto i danni che hai fatto. Invece sembra che qua io devo quasi pregare perché avvenga questo. E non sei riuscito neanche a fare questo. Per 3 milioni di differenza, 3 milioni di differenza. Ma mettili sti 3 milioni. Mettili. L'Inter fa bene. Perché l'Inter gli ha già pagato 3 mesi. Ce ne ha altri, gli ha detto te ne pago altri 3. Tanto a fine anno comunque cercherà un'altra squadra. Non è che gli paga 2 anni di contratto. L'Inter lo sa che a fine anno comunque andrà da un'altra parte. Quindi almeno 6 mesi li vuole risparmiare. Se no che cosa te lo regala a fare? Se no fa bene l'Inter. L'Inter fa bene a non darlo. Fa bene. Quindi sui 3 milioni doveva arrivare il Milan. Siccome sei tu che hai preso Giampaolo, che nessuno lo voleva. Nessuno lo voleva Giampaolo. L'avete preso voi, che nessuno lo voleva. E avete fatto il danno 8 partite adesso che ha fatto, che nessuno lo voleva. E adesso cosa fate? Un altro danno. Che poi, parliamoci chiaro, io non ce l'ho con Pioli, povero, poverino, io non ce l'ho con lui. Ma allora a questo punto mi tenevo Gattuso l'anno scorso. Che poi se riprendevi Gattuso io non ero d'accordo, ma almeno qualcuno era d'accordo. Cioè tu sei riuscito a scontentare pure quelli che volevano Gattuso, che già eravamo mediocri. Ma tu sei riuscito a scontentare anche quelli. Cosa te ne fai di Pioli? Cioè allora a questo punto fai continuare Giampaolo. Tanto cosa pensi con Pioli va in Champions League? Non lo so. Spendi altri soldi. Tanto spendi altri soldi, perché adesso devi pagare Giampaolo e devi pagare anche Pioli. Cioè o è già in mano Allegri, a fine anno va via, prendi sto traghettatore, a fine anno prendi Allegri. O se, ma siccome ormai per come ti stai muovendo non è così. Anche perché altrimenti andavi a prendere direttamente Pioli. No, vai a prendere Spalletti, c'hai l'accordo con Spalletti e poi per 3 milioni fai bloccare la trattativa. Ma dai, ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma vai lì da Spalletti, dici guarda te ne do 2, dai chiudiamola qua, te ne do 2, vieni e siamo a posto così. Ma mo per 2 milioni fai saltare la trattativa. Poi adesso questo poverino che arriva con tutti i tifosi contro, perché saranno tutti contro, giustamente saranno contro, cosa può fare anche sto poverino di Pioli? Ma e poi non venite a chiedere a noi, no ma dovete tifare lo stesso, no perché noi siamo stanchi, basta, siamo stanchi di una dirigenza inadeguata, abbiamo dei dirigenti inadeguati, messi da una proprietà inadeguata, tutti gli amici rossoneri, adesso andiamo a casa Milano a protestare di non volere Pioli sperando che cambino idea. Ma la verità è che il primo che se ne deve andare è il fondo Elliott, è proprio la proprietà. Noi dobbiamo contestare la proprietà, dobbiamo iniziare a contestare la proprietà. Dobbiamo far capire che non li vogliamo più, la dirigenza, la proprietà, non li vogliamo più. Basta, siamo stanchi. Abbiamo subito troppo in questi anni, basta, non mi voglio neanche più arrabbiare. Cioè, ma io adesso, ma che voglia ho di seguire il Milan? Cioè,
Adesso non vorrete ancora andare allo stadio a seguirli. Ma io mi auguro che lasciate lo stadio vuoto. Devono fare zero fatturato fino a fine anno. Il fondo Elio deve capire che sta perdendo talmente tanti soldi che deve vendere immediatamente. Deve perdere tutti i soldi, deve perdere. Perché si meritano, per 2 milioni devono perdere tutti i soldi. Tutti devono perdere. Ma 2 milioni li fai domenica a San Siro, li fai 2 milioni. Una domenica fai 2 milioni. E tu per 2 milioni fai saltare. Poi Spalletti, cioè, va bene, io lo voglio Spalletti, va bene, per mettere un po' di ordine, ma è il minimo che devi fare. Cioè, non è che sono qui, non devo stare qui a pregare che tu porti Spalletti, ragazzi. Ma ci rendiamo conto? Cioè, non è che stai prendendo Guardiola, stai prendendo Spalletti. Spalletti stai prendendo. E tu non riesci neanche a prendere Spalletti. Cioè, sei preso Pioli, poi chi prendi? Il prossimo chi è? Veramente prendiamo Nevio Scala? Chi prendiamo? Ditemelo voi. Facciamo tornare Sacchi? Non lo so. Cioè, ragazzi, ma qua siamo arrivati a un livello scandaloso. Scandaloso. Bello che la rosa c'è anche. Ma siamo arrivati a un livello inaccettabile. Ma veramente inaccettabile. Io non, veramente sono sconcertato. Io spero che ancora non c'è l'ufficialità. Sono le 12 meno 20, le 3 meno 20. Le 2 meno 20, scusa, sono rimbambito. Sono le 2 meno 20. Ma io spero veramente che arrivi il colpo di sorpresa finale. Questi mi dicono che Pioli era già qua in un hotel nella notte. Cioè, non era una finta. Io mi auguravo fosse una finta per far cedere un po' l'Inter. Ma l'Inter ha fatto già il massimo. L'Inter ha fatto già il massimo. Cioè, secondo voi l'Inter gli deve pagare un anno di stipendio su due? Su due? Quando al 90% Spalletti a fine anno comunque trova un'altra squadra? Perché non rimane 2 anni fermo? Ma chi glielo fa fare? Almeno deve risparmiare 6 mesi per liberartelo. Almeno 6 mesi li vuole risparmiare, giustamente. Anche perché 3 li ha già pagati. Te ne paga altri 3, basta, giusto. C'ha ragione l'Inter, ragazzi. C'hanno ragione! Indipendentemente dal fatto che sono forti adesso economicamente per le sponsor, c'hanno ragione. Ma anche se fossero deboli, cioè, non sono mica Babbo Natale. Perché dovrebbero farsi regalo? Al Milan poi devono fare sto regalo. Cosa gliene frega loro? C'hanno ragione. Spalletti, c'ha ragione pure lui. Spalletti, voi vi dite, però Spalletti poteva rinunciare. Perché ho sentito anche Suma che la lasciamo perdere, va. Non lo commento neanche. Poi dice, non datemi dell'azienda lista. No, vedi tu. Vedi, non ti si può ascoltare. Suma, ti voglio bene, ti seguo da quando ero piccolo, ma non ti si può ascoltare. Cioè, guarda un po' di video di Pellegatti. Guardali i video di Pellegatti. Non è uno che va contro la società, perché Pellegatti è sempre un signore. A differenza mia, che invece ci vado contro, perché non sono un signore. Non me ne frega niente, non mi pagano e quindi vado contro la società. È sempre un signore. Però, cioè, ragazzi, ma sentilo quando parla. Lo dice, cioè, tra le righe fa capire anche lui che non è contento e che la società sta lavorando male. Non può difendere l'indifendibile. Tu difendi sempre l'indifendibile. Tu difendi ancora Giampaolo. Cioè, ragazzi, cioè, inascoltabile, veramente inascoltabile. Poi dice, disiscrivetevi. Io rimango a guardare solo perché da lì arrivano le notizie ufficiali. Cioè, è inascoltabile lui come youtuber. Però tramite le sue parole capisco che veramente sta firmando Pioli. Perché se lui mi dice certe cose, portando avanti la tesi di Pioli, che Spalletti gli dà pure le colpe a Spalletti, no? Colpa sua se non viene, poteva rinunciare ai soldi, ma perché deve rinunciare ai soldi quello là? C'ha 2 anni di contratto senza far niente, deve prendere gli stessi soldi e lavorare. Ma ragazzi, cioè, può essere, lui era anche, tanto Pellegatti lo dice, era anche entusiasta e contento di venire, però devi fargli un passo incontro. Ma è 3 milioni la differenza, 3 milioni la differenza, che poi sono 6 con le tasse. È 3 milioni a differenza. Gli puoi andare da Spalletti e gli dici, dai, 1,5 lo mettiamo noi e 1,5 rinunci tu e ci mettiamo d'accordo. No, neanche quello. Andiamo a prendere Pioli. Andiamo a prendere Pioli. Che poi, vi ripeto, non ce l'ho con Pioli, Non ce l'ho con Pioli. Ma è proprio la dirigenza che sta lavorando male. Se domani arriva Pioli e le vinciamo tutte e arriviamo in Champions, comunque questa proprietà deve sparire. Deve sparire. Io mi auguro di vedere i fratelli rossoneri adesso davanti a casa Milan a protestare. Perché non firmi? Me lo auguro e soprattutto voglio vedere lo stadio vuoto. Vuoto. Elliot deve perdere, e zero merchandising, deve perdere talmente tanti soldi Elliot che deve vendere la società. Se no non ne usciamo mai. Non ne usciamo mai. Vado a mangiare, sperando in qualche notizia positiva.
ci vediamo forse per il video delle 7:30. No, ci vediamo per il video delle 7:30, serate zoccolate. E sono troppo triste, non so neanche. Cioè, sono talmente arrabbiato che sono triste, sono depresso. Per deprimere me, che sono un ottimista proprio nato, ce ne vuole. Però veramente, ragazzi, è arrivato il momento di dire basta. Non ce la faccio più, non ce la faccio più nemmeno io, non ce la faccio più.